Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Apsan ha colpito ancora. Sì, perché nel suo sito è apparso un nuovo drone in preordine. E come si chiamerà questo nuovo drone? Si chiama Apsan Zino Pro Plus. Sì, avete capito bene ragazzi, Apsan Zino Pro Plus, perché Apsan in queste cose è la numero uno, è il top dei top. A livello marketing non ha ancora capito praticamente, secondo me, niente, perché sta continuando a rilanciare i suoi droni cambiandogli leggermente qualcosa, quindi rilancia tutti questi droni, prima nella versione normale, poi Pro, poi Plus, Pro Plus, cioè veramente sta facendo un minestrone incredibile dei suoi droni Zino. Prossimo nome diventerà lungo così, si chiamerà, non so, Apsan Zino Pro Plus Super, boh, una cosa del genere. Ragazzi, io sono esterrefatto, perché Apsan dal punto di vista marketing mi inquieta sempre di più. Ma adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo Apsan Zino Pro Plus. Allora, l'Apsan Zino Pro Plus è questo, praticamente è l'Apsan Zino Pro, no? Per intenderci, però la versione Plus, quindi che dovrebbe avere un plus in più, ok? E qualcosa in più ce l'ha, in realtà. Il prezzo è di 358 euro, quindi lo vado a segnare. Quindi facciamo Zino Pro Plus 358 euro. Quindi il prezzo l'abbiamo visto. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, praticamente le stesse dell'Apsan Zino Pro. Non è cambiato niente, a parte due cose, ok? Che potrebbero anche essere importanti, non sto dicendo che le modifiche che hanno fatto sono modifiche inutili, però poi le valutiamo tutte insieme nel discorso che vi sto facendo. Allora, tutte le caratteristiche sono quelle dell'Apsan Zino Pro, le modalità fotografiche, la qualità video, praticamente è l'Apsan Zino, possibilità di montare gli ND filter, tutto quello dell'Apsan Zino Pro. La prima cosa che va a cambiare è questa, i minuti di volo, che diventano 43 minuti di volo, quindi questa è la modifica principale, quindi segniamo 43 minuti di volo, ed è una cosa importante, perché poi andremo a vedere l'Apsan Zino Pro non Plus quanti minuti ha. Poi l'altra cosa che cambia è questo, il range di trasmissione, praticamente diventa il doppio quasi di il doppio dell'Apsan Zino Pro, quindi diventa 8 chilometri di range, quindi tanta roba, ok? Poi per il resto non è cambiato assolutamente niente. Adesso però volevo farvi vedere, appunto, giusto per capire il tutto, torniamo nella home di Apsan e andiamo a vedere l'Apsan Zino Pro, ok? L'Apsan Zino Pro non Plus è questo. Quindi l'Apsan Zino Pro No Plus costa 340 euro, quindi Zino Pro 340 euro, ok? 340 euro, abbiamo detto che rimane identico all'Apsan Zino Pro Plus dal punto di vista delle caratteristiche di volo, dalle caratteristiche fotografiche, dalla fotocamera, praticamente è lo stesso Pro Plus. Le cose che vanno a cambiare, come abbiamo detto prima, sono i minuti di volo, che qua parliamo di 23 minuti di volo. I minuti di volo sono aumentati di ben 20 minuti, ma questo dovuto all'aumento della batteria, perché c'è una batteria da 5000 mAh, ok? E il range, come vi ho detto, è raddoppiato nel Plus, perché nel Pro abbiamo 4 km. Adesso andiamo a vedere l'originale Apsan Zino, cioè proprio la prima versione. Quindi andiamo a vedere l'Apsan Zino 1, il classico, proprio il primo lanciato da Apsan come drone richiudibile. Sapete le caratteristiche inferiori già all'Apsan Zino Pro dal punto di vista del tipologia di foto, o meglio di modalità di foto panoramiche, dicendo che qua non ci sono i minuti di volo, che sono 23 come l'Apsan Zino Pro. Quindi Zino sono 23 minuti i minuti di volo, cioè uguali identici all'Apsan Zino Pro, però il range, come sapete, adesso vediamo se lo trovo, comunque il range dichiarato da Apsan per questo drone è di 1 km, adesso non lo trovo, comunque è 1 km, dopo se lo trovo ve lo faccio vedere. Quindi 1 km di range. Ma la cosa bella è andare a vedere il prezzo, secondo me, a questo punto, e il prezzo è di 331 euro, ok? Allora, io dico Apsan, ok, che dopo questi droni, ah, ecco qua è scritto che è 1 km di range,
non lo trovavo nella schermata prima, è in questa. Allora, Apsan, carissima Apsan, come cavoli fai a mettere in vendita nel tuo store? Io parlo del store diretto Apsan, e poi lasciamo perdere le offerte Banggood, dove magari l'Apsan Zino 1 si trova a 220 euro, il Pro magari a 280, cioè non lo so. Io parlo proprio di store Apsan e di marketing Apsan. Allora, come fai, carissima Apsan, a vendere l'Apsan Zino 1 con tutte le limitazioni che sappiamo già rispetto a rispetto al Pro? Comunque ci sono delle limitazioni dal punto di vista del range, dal punto di vista anche della possibilità di mettere i filtri e le modalità foto che ci sono, che non ci sono nell'Apsan 1, ok? Ma soprattutto, come fai a venderlo a 331 euro l'Apsan Zino 1 quando vendi il Pro a 340, ma poi per assurdo vendi l'Apsan Zino Pro Plus, l'ultimo arrivato, a 358 euro? Quindi parliamo di 27 euro di differenza, cioè uno che sta spendendo una cifra del genere, 27 euro secondo me diventano relativi se si ottiene diciamo un qualcosa in più. Quindi chi è che compra questo? È ancora peggio, chi compra questo dove la differenza di prezzo è ancora meno, perché sono 18 euro? Cioè, Apsan, adesso, il marketing è marketing, ma allora o togli dal mercato questi, quindi non vendi più questi droni, quindi vendi solo questo, o questi droni li svendi anche nel tuo sito, perché non puoi nel tuo sito di shop online vendere i droni con queste caratteristiche a questo prezzo. Cioè già stai, diciamo, rimescolando il minestrone, perché è sempre lo stesso drone, è migliorato un po' qua, un po' là, anche se qua è migliorato in cose interessanti, perché 43 minuti di volo, 8 km di range, quindi è migliorato tanto da questi punti di vista, perché 43 minuti di volo fossero veri, manco DJI ci arriva per adesso, ok? Sempre che siano veri, perché poi magari al posto di 43 sono 33. Ha visto come Apsan crea droni così a caso, modifica così a caso, magari anche questo parametro di minuti lascia un po' il tempo che trova. Quindi ragazzi, io non lo so, ditemi la vostra, scrivetemi nei commenti la vostra opinione, cosa ne pensate voi di questo marketing di Apsan, dove diciamo sforna droni a raffica. Come sapete, anche l'Apsan Zino 2 è stato sfornato, ha creato tanta attenzione intorno a sé, perché comunque aveva delle caratteristiche nettamente superiori all'Apsan Zino 1. Però non ha mai sfondato, perché comunque con un sacco di problemi, non è un drone che vola bene, ha un sacco di instabilità, ha un sacco di problematiche, sebbene molto più evoluto dal punto di vista tecnico rispetto al primo Apsan, ma probabilmente non sono ancora stati in grado di diciamo ottimizzarlo, quindi ha un sacco di problemi. Poi comunque il prezzo è abbastanza importante se non lo si trova con delle offerte, quindi a quel punto uno magari opta per il Mavic Mini, che ha meno problemi dal punto di vista burocratico, quindi sotto i 250 grammi. Qua invece parliamo di un drone che pesa quasi un chilo, quindi un drone importante. Quindi ragazzi, non lo so, per me Apsan, a posto di continuare a sfornare questi droni a caso dove gli cambia solo il nome, modifica qualcosa e il prezzo rimane quasi come il precedente, però tiene in listino anche il precedente, cioè ragazzi, è inquietante. Secondo me a sto punto dovrebbe tentare, poi magari non gli viene bene, però dovrebbe tentare almeno un drone a 249 grammi. Allora a quel punto sì, ma non continuare a rimescolare Zino Pro, Zino Pro Plus, Zino Pro, Zino normale, è Zino 2 e Zino 2 Plus, perché ricordiamoci che è uscito lo Zino 2 e poi lo Zino 2 Plus. Cioè secondo me ragazzi, Apsan sta davvero dando di matto da questo punto di vista. Io non lo so, il marketing Apsan a chi è dato in mano, però è davvero davvero inquietante secondo me dal punto di vista marketing. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti la vostra opinione. Questo era solo un video in cui vi ho portato, diciamo, questa novità di Apsan che ho scoperto anch'io per caso, magari alcuni di voi l'avevano già visto, ma giusto per diciamo essere informati su tutto, vi ho portato anche questa, diciamo, informazione riguardante a questo nuovo drone in preordine nel sito di Apsan, l'Apsan Zino Pro Plus.
Quindi ragazzi, in attesa che arrivi l'Apsan Zino Pro Plus Super di Apsan, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per vedere le novità e le anteprime di dove faccio volare i miei droni, queste cose o quello che diciamo porterò sul canale. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per avere le offerte sul mondo della tecnologia e dei droni, e soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità come questa. Mi raccomando, ciao.